mando un messaggino a una signorina per dire, conosciuta così, ciao come stai, lo legge tua moglie, fai le valigie. E invece che male c'è, ciao come stai, già fatto, è regolare. È perché il telefono è quello, insomma. Torniamo alla cornetta. C'era mia madre che aveva la prima cornetta che si è comprata, aveva il telefono, io avevo già 28 anni, insomma, vengo da una famiglia ricca. E mia madre prendeva la, scusate, la cornetta, questa la devo dire perché faceva così, dice te fa così, no? Come si faceva, lei metteva la bocca qua. Faceva, oh Femmio! Chiamava a me, che sentivo a casa, là. È venuto mio fratello e diceva, mamma, devi abbassare qui, capito? Ecco. Allora, figuratevi il rapporto che posso avere io col telefonino. Non è un gioco, come dicono per le cose degli stuntmen, è fatto da professionisti, non rifatelo a casa. Così.